Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura c'è la cronaca: 51 grammi di droga e 22.000 euro in contanti sono stati sequestrati dagli agenti della squadra volante di Pescara. In manette sono finiti due fratelli, sempre di Pescara, arrestati in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio di Stefano Recanati. Il personale della squadra mobile della polizia di Pescara, nell'ambito della consueta attività di controllo al crimine diffuso, ha tratto in arresto due fratelli, un 37enne e un 22enne di Pescara, per detenzione di stupefacente, sequestrando oltre 51 kg tra eroina, cocaina e marijuana. I controlli sono cominciati quando al maggiore dei fratelli, in atteggiamento sospetto dopo un normale posto di blocco in località Zanni, sono stati ritrovati 22.000 euro in contanti e vari telefoni cellulari usati per organizzare gli appuntamenti. Dalle perquisizioni presso un box auto in via Polacchi di Pescara è stata rinvenuta droga per circa 1,5 milioni di euro una volta messa sul mercato. Un'ulteriore perquisizione a Pescara, questa volta in via La Porta, ha portato invece all'arresto del fratello. I due si trovano adesso presso la casa circondariale di Vasto. Ultimamente abbiamo intensificato le attività di controllo del territorio anche alla luce di quello che è successo a Rangitelli, quindi stiamo mettendo un attimino sotto controllo rigido Rangitelli. Però è proprio Rangitelli probabilmente ci ha portato a scoprire questo, perché sostanzialmente questa era droga che sicuramente era destinata ai pusher di quella zona. Ovviamente è un controllo del territorio capillare che stiamo facendo, gli equipaggi stiamo cercando di aumentarli per quanto è possibile in relazione agli organici che abbiamo, e quindi devo dare atto ai ragazzi della brillante attività svolta. Credete che possa fare aprire altri scenari questa operazione? Ora c'è la parte più complicata, perché dobbiamo un attimino andare a sviluppare tutta l'attività e vedere se riusciamo a individuare la provenienza di questa attività, della sostanza. Che non bisogna denigrare determinati quartieri, perché come vedete i risultati ci dicono che non è così. Cioè, a Rangitelli ci sono i pregiudicati, ma ci sono anche le persone oneste, e quindi voglio dire, non voglio che Rangitelli venga tacciata come quel quartiere dove non si può, cioè è chiaro, ce l'abbiamo noi a Rangitelli quelle che sono le criticità, ma sono delle criticità che ben conosciamo. Però questo significa che il fatto di aver rinvenuto la droga in una zona di Pescara al di fuori di Rangitelli significa che... Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari è tornato a parlare della nuova sede unica della regione Abruzzo, dicendo no all'affitto di locali privati. Vediamo il servizio. Sì, qui ci troviamo in Viale Bovio, voi sapete che ci sono due immobili di proprietà, Viale Bovio e Via Raffaello, purtroppo li vedete alle mie spalle abbandonati, non c'è più nessuno, sono palazzi anche fatiscenti e magari prima o poi perderanno tanto valore. Ecco, io ho visionato e condiviso un progetto di ristrutturazione e valorizzazione di questo patrimonio pubblico fatto dal dirigente al patrimonio della Regione Abruzzo, dall'ex dirigente al patrimonio, che prevede la ristrutturazione, la valorizzazione, arrivare a una metro quadratura di 5.800 metri quadri e realizzare qui la vera sede unica della Regione Abruzzo su Pescara. Mentre quindi si faceva questa proposta, che purtroppo non è stata accolta dall'organo di governo di centrodestra della Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo sceglie di andare sul mercato e di reperire degli immobili, sempre per la sede unica della Regione, dal privato. Io sono contrario a questa operazione, perché il pubblico è sicuramente di interesse pubblico e di interesse generale, anche perché sul privato si vuole prendere in affitto per 6 anni, con prorogabile ad ulteriori 6 anni, con eventuale opzione di acquisto. Questa operazione potrebbe costare tante decine e decine di milioni di euro e non convenire rispetto a valorizzare l'esistente. Tutto ciò si colloca in un contesto ancora più nebuloso, io direi, perché ricorderete che diversi anni fa la Regione stava optando per prendere in affitto la City, la cosiddetta City. Bene, quell'operazione non è stata conclusa, è stata solo sospesa, è rimasta a piedi, quindi aperta, e si sta andando sul mercato quindi a reperire una procedura simile e parallela, e quindi ci si potrebbe anche come ente regionale esporre a future richieste di risarcimento danni.
da anni perché le procedure amministrative vanno chiuse. Anche il dirigente regionale chiedeva di revocare la procedura alla City prima di andare sul mercato. Allora io che cosa chiedo? Chiedo all'assessore regionale al patrimonio, che è l'Iris, di bloccare subito l'avviso, perché si può ancora fare, per il reperimento degli immobili sul mercato, e sposare questo progetto di rivalorizzazione, ristrutturazione delle sedi di Viale Bovio e Via Raffaello, facendo risparmiare tanti soldi al pubblico e avendo una sede della regione in strutture già di proprietà pubblica. Mi auguro che lo farà a breve e noi ci batteremo con tutte le nostre forze, sempre a tutela dell'interesse pubblico e delle casse dei cittadini abruzzesi. Ho appreso con piacere che la città dell'Aquila è stata dichiarata città europea dello sport 2022, ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, un riconoscimento che premia il lavoro che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierluigi Biondi ha saputo svolgere in questi anni, potenziando e valorizzando l'impiantistica sportiva sul territorio comunale e organizzando numerosi eventi sportivi. I tornei di rugby, il Giro d'Italia sono stati la punta di diamante di tanti appuntamenti. Spero che il riconoscimento europeo attribuito all'Aquila, conclude Marsiglio, sia da stimolo per nuovi importanti traguardi anche in altri luoghi della nostra regione. Incontro ad Atri tra Regione e Confindustria Teramo in vista della programmazione 2021-2027. Bisognerà ora capire a quanto ammonta la parte del Recovery Fund destinata all'Abruzzo. Il servizio di Giuseppe Dintino. Confindustria Teramo avanza le sue proposte alla Regione in vista della programmazione 2021-2027. Obiettivo quello di stimare le risorse di cui l'Abruzzo avrà bisogno per risollevarsi dalla crisi economica. Siamo in una fase cruciale rispetto a delle decisioni da prendere, rispetto a una programmazione 21-27 che si deve ancora scrivere, e ci sono inoltre altri strumenti che sono stati messi in campo e su cui bisogna dare delle risposte. Quindi è chiaro che la fase di ascolto, perché oggi per quanto riguarda la Regione è una fase di ascolto, è essenziale, lo facciamo con degli attori importanti, con Confindustria, quindi speriamo che da questo tavolo ci arrivino segnalazioni chiare. Quest'anno è stato il più difficile anno, diciamo, che possiamo ricordare nell'ultimo secolo, quindi la giornata di oggi è per ripartire, avere un momento di riflessione, ragionare insieme con la Regione Abruzzo rispetto a quelle che sono le opportunità che possono venire dalla futura programmazione, ma non solo, perché oggi presenteremo anche alcuni progetti che, come sistema delle imprese della provincia di Teramo, può essere già preso in considerazione con i fondi legati al Recovery Fund. E l'Europa avrà un ruolo decisivo anche per la realtà abruzzese. Partita in corso tra Roma e Bruxelles, resta ancora da capire come saranno ripartiti i fondi destinati all'Italia e quanto arriverà in Abruzzo. C'è una partita che spetta lo Stato membro Italia di 209 miliardi di euro. Non ci sono criteri di ripartizione e non ci sono identità di modalità di contributo delle regioni rispetto al piano. Quindi la regione sta raccogliendo le esigenze, ha fatto già una prima scrematura, ci sono 74 progetti per 9 miliardi e oltre di euro raccolti, che sono le esigenze del territorio, e rispetto a queste il governo dovrà dare la sua apertura. Un ulteriore incentivo per accelerare la ricostruzione è l'utilizzo del super bonus 110%. Se ne è parlato ieri pomeriggio a Teramo nella sala polifunzionale della provincia. Vediamo. Abitare il futuro, opportunità sismica ed energetica. È il titolo del convegno tenutosi a Teramo per illustrare le opportunità del super bonus 110%, strumento che consente ai cittadini di provvedere all'efficientamento energetico delle proprie abitazioni e alla realizzazione di interventi per prevenire danni dovuti ai terremoti. Organizzato dalla Federazione Regionale Ordini degli Architetti Abruzzo e Molise e dall'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo, l'evento ha visto gli interventi di amministratori locali, dirigenti di banca, magistrati, docenti, tecnici e imprenditori che hanno approfondito le rispettive materie. Il superbonus 110% è previsto dal decreto rilancio approvato a maggio dal governo e successivamente convertito in legge, e aiuterà molto anche il processo di ricostruzione dei comuni del centro Italia. È uno strumento fondamentale, come giustamente ricordava lei, in via generale, ma anche e soprattutto nella specifica situazione che vivono i nostri territori. È sicuramente un elemento che va ad integrare sotto un certo aspetto e potenziare
gli strumenti per far partire finalmente la ricostruzione del nostro territorio. Questo è un tema che sta seguendo con grande attenzione il commissario Stefano Legnini e che abbiamo condiviso in sede di ANCI, non solo regionale ma nazionale, perché è sicuramente un elemento che incrementa le potenzialità di risposta sia sulla ricostruzione privata ma anche su quella pubblica. Proprio ieri abbiamo svolto una cabina di coordinamento, abbiamo assunto una prima decisione nel contesto di decisioni riguardanti il rapporto con i professionisti, abbiamo sancito che il super bonus, super sisma bonus può concorrere con il contributo di ricostruzione per la parte eccedente, non coperta per quella che... Sì, che non è al 100%. Per le spese aggiuntive, così. E quindi costituisce un modo per evitare che i cittadini si accollino per avere edifici più sicuri sotto il profilo sismico, si accollino spese aggiuntive come spesso accade nelle pratiche di ricostruzione. La stessa cosa accadrà, ma occorre una norma di legge che è in via di emanazione per l'eco bonus, il super eco bonus, e credo che già dalla settimana prossima avremo innanzitutto la norma e poi interverremo con ordinanza. I punti forti sono sicuramente il grosso contributo economico, perché ricordiamo che non è gratuito ma è una cessione del credito che arriva al 110%. I punti deboli sono che paradossalmente rischiamo di non avere abbastanza imprese che possano lavorare su tutta la richiesta che attualmente c'è. La scadenza al 2021 deve essere sicuramente prorogata. Se fosse resa strutturale per un lasso di tempo più ampio avrebbe molto più efficacia, riuscendo a coprire tutte le richieste anche degli edifici più piccoli, perché attualmente ovviamente gli imprenditori si concentrano sui lavori più grandi e ciò potrebbe diventare un problema anche per la ricostruzione del sisma, perché se non ci sono le imprese non si ricostruisce. Cambiamo pagina perché sono stati consegnati questa mattina all'Aurum di Pescara i Ciatte d'Oro, riconoscimenti per le personalità che hanno onorato in Italia e nel mondo la città. Vediamo. Nel giorno dedicato alla ricorrenza del santo patrono di Pescara, con un consiglio comunale straordinario, il comune di Pescara ha conferito le alte benemerenze civiche del Ciatte d'Oro e del Delfino d'Oro. I riconoscimenti sono annualmente assegnati alle personalità che si sono messe in luce nei diversi ambiti della cultura e della vita civile, onorando la città di Pescara con le proprie azioni sia personali che professionali. Con questi premi che noi consegniamo, il Ciatte d'Oro e il Delfino d'Oro, facciamo la sintesi dell'identità della nostra città declinata in ogni espressione, dalla cultura all'economia, all'imprenditoria, al sociale, alle istituzioni, allo sport. È un grande momento di festa per far emergere quelle che sono le caratteristiche dei pescaresi, la voglia di fare, la determinazione, il coraggio, la visione, tutte queste caratteristiche che fanno sì che Pescara sia una città sempre giovane, intraprendente, che guarda al futuro. Sembra facile rispondere, ma non lo è. Sono 40 anni che sono arrivato. È vero, non sono nato né cresciuto qua, però mi sento pescarese, 40 anni, una famiglia qua, figlie cresciute qua, mia moglie di qua, la famiglia Marinelli che mi ha accolto da sempre. Lo sport all'inizio, la vita dopo, la città ti riconosce qualcosa, non può fare altro che farmi piacere, ma sono io che sto in debito con la città. Ho ottenuto di Pescara molto di più di quel poco che ho potuto dare io, però molto onorato, è un privilegio. Inoltre all'interno della rassegna sono state assegnate una benemerenza e 4 premi speciali relativi all'emergenza Covid. Quest'anno premiamo queste categorie che sono state più impegnate, che si sono sacrificate, che hanno dato il cuore, la passione per risolvere i problemi dei cittadini pescaresi e non soltanto dei pescaresi. Tornare liberi e indipendenti e agire solo ed esclusivamente per il bene della città, così la lista civica Mare Pescara ha deciso di staccarsi dalla coalizione di centrodestra appoggiata alle ultime amministrative nelle quali ha contribuito alla vittoria del sindaco Carlo Masci. Vediamo.
Piacentino Dostiglio, lista civica a Mare Pescara, nel giorno di San Cetteo avete deciso di uscire dalla coalizione di centrodestra del Comune di Pescara che vede, che ha visto eletto le passate elezioni Carlo Masci. Ecco, una decisione, per quale motivo e perché proprio nel giorno di San Cetteo? È stata scelta questa data anche se ci stavamo pensando già da un bel po'. Questa lista, come tutti sanno, costruita da me e dagli amici in poco tempo, ha riscosso un successo che va oltre le aspettative che avevano in molti. Riportare il 2,9% e far vincere il sindaco e la coalizione al primo turno non credo che sia stata poca cosa. Se noi togliamo il 2,9% dai voti riportati dalla coalizione, si arrivava al 48,3%. Quindi ballottaggio, e poi i ballottaggi sono rischiosi. Abbiamo visto che a Chieti, a Vezzano, a Chieti addirittura con 17 punti di vantaggio, il candidato sindaco di centrodestra ha perso le elezioni. Il centrodestra quasi sempre al ballottaggio perde. Non si capisce il motivo, però succede questo. Dopo le elezioni, ripeto, siamo stati abbandonati. Io come fondatore e presidente di Amare Pescara non sono stato mai contattato, la lista non è mai, diciamo, apparsa, mai convocata, e quindi a questo punto che senso ha restare in una coalizione dove noi abbiamo dato tanto, ci siamo comportati sempre in modo leale, non abbiamo dato fastidio neanche nella formazione della giunta e anche successivamente. E a questo punto torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, facciamo politica grazie anche alla nostra associazione culturale che porta anche lo stesso simbolo, andiamo avanti, abbiamo la nostra sede, ci autotassiamo, non abbiamo nessuno che ci sponsorizza e continuiamo così solo ed esclusivamente per il bene della nostra città di Pescara. Presentato ieri mattina a Pescara il nuovo progetto del Partito Democratico denominato Circoli Utili. Vediamo. È la grande ricchezza del Partito Democratico, tutti ci invidiano le vecchie sezioni, gli attuali circoli, noi dobbiamo continuare ad essere struttura portante del territorio offrendo servizi alla popolazione, specie alle fasce più deboli, ed essere ancora una volta centro di riferimento per quanti hanno bisogno. Senza rinunciare ai nuovi strumenti, naturalmente i social, le pagine Facebook eccetera, ma riconquistando quella che è stata da sempre la grande ricchezza del Partito Democratico. È per questo che questo circolo giustamente porta avanti questa iniziativa, si offre e si apre al territorio di Portanova ma in generale di Pescara. Io sono convinto che questo sarà anche un modo per i tanti cittadini di Pescara di testare i nuovi amministratori, e di nuovi amministratori sicuramente non usciranno anche da questo circolo. La finalità è di cominciare a tornare a sfondare le quattro mura della sezione, tornare fuori tra la gente. È un tentativo di stabilire legami forti con la nostra società. Si inserisce lungo questo nuovo progetto, il nuovo percorso lanciato dal Partito Democratico sia a livello nazionale e sia a livello regionale. A noi piace pensare che il circolo debba essere, i circoli debbano ridefinirsi, declinare attraverso politiche di prossimità, e Circoli Utili è uno strumento, è un tentativo, sarà sperimentato qui nella sezione di Vittorio di Pescara e speriamo possa essere replicato in tutti i circoli della provincia di Pescara ma anche della regione Abruzzo. Ed ora lo sport, sosta di campionato in Serie B, il Pescara ha chiuso la sua settimana di lavoro con un test in famiglia sostenuto al comunale di Atri, amichevole vinta dalla squadra biancazzurra con le reti di Crecco, Maestro e Capone, finale 3-1. Per la squadra verde in gol Galano. Dalla settimana prossima il Pescara inizierà a preparare il match interno con l'Empoli di sabato prossimo. Ascoltiamo ora il giovane attaccante argentino Nicolas Belloni, prelevato dalle giovanili del River Plate, il servizio di Paolo Renzetti. Nicolas Belloni si riparte per questa nuova stagione, insomma, dopo l'esperienza della passata stagione dello scorso anno, insomma, punti a giocare, a trovare spazio in questo Pescara? Sì, quello è l'obiettivo, trovare spazio, giocare, fare gol se si può, e quello è l'obiettivo, e migliorare tutti i giorni. Cosa pensi di questo Pescara uscito dal mercato? Bene, se io vedo una squadra forte in tutti gli aspetti, fisico, tecnico e anche mentale. Abbiamo una buona difesa, un buon centrocampo, un buon attacco, anche un portiere buono, una gran squadra vedo.
Belloni, a Pescara un ambiente un po' caldo, come un po' è caldo l'ambiente da cui arrivi tu dal Sud America, insomma stai vivendo a Pescara, diciamo, quel profumo del calore che c'è nella tua terra? Sì, trovo simile, qua una piazza calda, quello mi piace, la tifoseria brava, sempre sta lì, sempre vicino, si sente il profumo, è simile a quello che è l'Argentina, per questo io sono troppo felice di essere qua. Lo scorso anno non hai trovato molto spazio nel Pescara, che perché ci sono stati tre allenatori, quest'anno si parte con Massimo Oddo. Il tuo giudizio su questo allenatore, che comunque ha voluto che Belloni restasse a Pescara? Sì, io vedo un gran allenatore con una gran storia qua in Pescara, che ha fatto la promozione, un allenatore che sa tanto di calcio, non fa allenare bene, troppo felice, sì, un gran allenatore vedo. Siete in tanti in avanti, dovrai lottare, dovrai sudare per trovare il tuo spazio in questo Pescara, nell'attacco del Pescara? Sì, come sempre, come in tutti le squadre, c'è tanti calciatori in attacco in più, e sempre, allenarsi bene, allenarsi duro, lottare, io credo che lo trovo lo spazio, io credo sì. L'obiettivo di quest'anno di Nicolas Belloni, secondo te quale deve essere, qual è l'obiettivo del Pescara in questa stagione? L'obiettivo, bueno, sempre la salvezza, e dopo se possiamo puntare più alto, puntiamo più alto, io credo che si può fare. Sosta in Serie B come anche in Serie A, invece si gioca in Serie C e in Serie D. Problemi in difesa per il Teramo in vista del match di domani ore 15 al Veneziani di Monopoli. All'assenza di Soprano si aggiunge quella molto probabile di Piacentini, che deve fare i conti con una elongazione muscolare. Per la sua sostituzione Trasciani è favorito su Iotti, out anche Minelli, il neacquisto Gerbi, l'altro volto nuovo Bunino, strappa la convocazione e potrebbe avere qualche minuto nel secondo tempo. La presentazione del match da parte del tecnico biancorosso Massimo Paci. Abbiamo cercato di curare tutti i dettagli tattici e mentali e siamo pronti, la squadra sta bene, il Monopoli è un altro ostacolo perché è una squadra di categoria, una squadra forte, una squadra che l'ho vista giocare, insomma una squadra è una buona squadra, ma noi non siamo da meno. Sono convinto che noi la partita ce la giocheremo, poi la vittoria non sarà mai il nostro controllo, come sempre detto, e non lo sarà domani. Noi faremo il massimo, cercheremo di continuare a crescere sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Dal punto di vista mentale ho chiesto alla squadra maggiore equilibrio e maggiore fiducia nei propri mezzi, perché in alcuni momenti pari ho avuto la percezione che abbiamo avuto poca fiducia in noi stessi. Rispetto all'anno scorso è cambiato tutto, loro sono cambiati, è una nuova stagione per loro, una nuova stagione per noi. Non farei paragoni, nel senso che noi si continua sulla nostra strada, su quello che per noi è importante. Domani affronteremo una squadra difficile, una partita complicata, anche per loro domani è una partita complicata perché incontrano una buona squadra. La turberebbe l'assenza di Piacentini? Ma io credo di no, perché in questo momento la squadra sta bene, quindi cambiare un giocatore non credo che sposti gli equilibri. Certo, un giocatore che ha continuità è più facile che possa offrire un'ottima prestazione. Chi gioca una partita sporadicamente deve alzare la concentrazione e dare tutto. So che non è facile, però io sto tranquillo, perché noi abbiamo lavorato bene come staff, i giocatori hanno lavorato tutti bene, quindi noi ce la giochiamo, ce la giocheremo. Bunino, ora che lo sta allenando, quanta autonomia ha? E poi sul Monopoli, sulla spina dorsale, Giorno e Giosa, se ha preparato qualcosa? Bunino si è allenato 2 giorni con la squadra, viene da un'operazione alla spalla, quindi indietro fisicamente. Quindi bisogna avere pazienza, non credo che abbia la condizione fisica per giocare una partita, anche se in corso può esserci utile, perché non sempre, no? I giocatori vanno messi in campo quando sono nel massimo della loro forma, soprattutto gli attaccanti, che da un colpo magari possono risolvere una partita. Per quanto riguarda il Monopoli, 2 giocatori che hai citato, abbiamo preparato la partita, sappiamo le loro caratteristiche, sappiamo il loro piede forte con cui impostano, sappiamo i loro punti deboli su cui noi dovremo andare a lavorare, abbiamo visto il video venerdì, siamo pronti. Sappiamo che se gli saltiamo addosso possiamo fargli male, possiamo impensierirli, quindi cercheremo di saltarli addosso e come sempre fare la nostra partita con il massimo dell'entusiasmo, il massimo della capacità competitiva.
Domani alle 15 si giocherà anche la terza giornata di Serie D, non sono previsti i derby, in trasferta giocheranno Notaresco, Vastese e Castelnuovo, impegni casalinghi per Giulianova e Pineto. Il servizio. La terza giornata di Serie D è la prima senza derby, le squadre abruzzesi dunque impegnate in 5 match differenti. Il Notaresco ha riavuto finalmente una settimana intera e normale di allenamenti dopo il Tour de Force Campionato Coppa Italia, in parte pagato con il pareggio interno con il Rieti. La squadra di Epifani giocherà al Civitelle contro un Olimpia Agnonese che ha iniziato male il campionato, 2 sconfitte, 7 gol al passivo, 0 segnati. Tanto lavoro da fare per il neotecnico senigalliesi con una rosa costruita tardi e che è ancora un cantiere da modellare. Recuperano gli attaccanti Conè, l'ivoriano ex Bagi Galupo colpito duro la scorsa settimana a Campobasso e il kosovaro Perpe Pai. Tutti a disposizione in casa Notaresco per un match dove la squadra di Epifani può mettere sul piatto superiorità tecnica e maggiore profondità della rosa. Tagliandi in vendita da ieri e acquistabili solo online. Mira al cambio di marce il Pineto. Dopo la cocente sconfitta con il Notaresco, la squadra di Amaulo ha fatto suo il secondo derby consecutivo a Castelnuovo ed ora vuole mantenere il passo cercando i 3 punti contro il coriaceo Vasto Girardi. Il nostro Girardi ha fatto 2 risultati importanti, domenica è stato ripreso al 94esimo, altrimenti sarebbe primo in classifica, una squadra molto ostica che è da affrontare con l'interpretazione giusta della partita. Stiamo lavorando per questo, mi auguro che la squadra si faccia trovare pronta per affrontare una partita importante. E al di là di qualche problematica quanto riguarda gli infortuni, la squadra sicuramente sta facendo abbastanza bene per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, quindi abbiamo un'identità come squadra. È chiaro, non ancora siamo alla ricerca di quell'equilibrio, quella solidità che occorre in un campionato così equilibrato come la Serie D. Beffato nel finale proprio dal Pineto, il Castelnuovo cerca di nuovo gloria su un campo laziale, stavolta il quinto Ricci di Aprilia. Entrambe le squadre si sono rinforzate in settimana, il Castelnuovo ha tesserato il terzino destro Alessandro Olivi, under classe 2002, proveniente dal Teramo. L'Aprilia ha inserito nell'organico il 24enne attaccante Giuseppe De Marco, squadra pontina che da 2 settimane è allenata dall'ex difensore di Celano, Val di Sangro e Chieti, Giorgio Galluzzo, reduce da 4 stagioni nel settore giovanile del Frosinone. Gara già delicata per il Giulianova che al Fadini ospita la recanatese del Giuliese, Federico Giampaolo. In settimana il giudice sportivo non ha omologato il pareggio di Vasto, c'è il rischio di uno 0-3 a tavolino per la posizione irregolare di Balducci che rimanderebbe a 0 la squadra di Federico Del Grosso. Un motivo in più domani per cercare punti contro un avversario ambizioso. Mancherà anche lo squalificato Danna, recanatese con un giocatore in più, il centrocampista gambiano Francis Gomez, tesserato in settimana. Novità anche nella Vastese che, mentre attende notizie positive dal giudice sportivo, ha tesserato l'attaccante ex Cerignola Antonio Martignello e prepara la difficile trasferta di domani sul campo del Fiuggi. Il neocentravanti dovrebbe partire dalla panchina, mancherà ancora lo squalificato sorgente. Beh, la squadra sta molto carica, stiamo bene, ci siamo allenati molto bene, domenica abbiamo fatto una buona gara, domenica scorsa, quindi siamo carichi e spero proprio una partita, certo non facile, ma spero proprio che la squadra faccia una grande partita. Il campionato è complicato, si può battere e perdere con chiunque, quindi bisogna sempre stare soprattutto di testa, stare molto sulla partita. Prima di chiudere, appena giunto in redazione l'aggiornamento circa il bollettino del coronavirus in Abruzzo, 94 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, 28 dalla provincia dell'Aquila, 10 dalla provincia di Chieti, 22 dalla provincia di Pescara, 29 dalla provincia di Teramo, 5 con residenze in accertamento, 117 i ricoverati di cui 7 in terapia intensiva, 1224 in isolamento domiciliare, 3.152 i dimessi guariti, sono invece 1.342 gli attualmente positivi. Quelli relativi appunto alle ultime 24 ore, hanno un'età compresa tra i 4 e gli 88 anni. È tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.